scorgi all'orizzonte un sogno e speri sempre di arrivarci, ma in questa vita che spera non ottiene, per aver soddisfazione o perlomeno risultati, parti in quattro è quello che ti chiedi. Provi solo a immaginare un futuro un po' proibito per sentirti dire sei un fallito. Io non posso stare calmo, io non voglio stare fermo, questo mondo ormai è uno sbattimento. Voglio alzarmi e conquistarlo, fare tutto ciò che voglio, voglio farlo per davvero voglio farlo. Questa vita non mi basta, non lo scarto, non lo voglio, voglio alzarmi e voglio urlare. E dico no, perché vedo gente intorno a me che si limita a soffrire e poi morire. Io dico no, resterò nell'angolo come un pugile, mi rialzerò e combatterò per il mio ideale. Dico no, perché vedo gente intorno a me che si limita a soffrire e poi morire. Io dico no, io non resterò nell'angolo, come un pugile mi rialzerò e combatterò per il mio ideale. Questo è il mio ideale, perché questo è il mio ideale. Un saluto a tutti voi e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Casa Italia 2 che abbiamo iniziato con un video tratto dall'album L'Ideale del cantautore Dominic Carlomagno, originario di Sarconi e che oggi ha accettato il mio invito. Benvenuto Dominic. Salve a tutti e grazie a te per questo invito. Allora Dominic, partiamo un po' dalle origini. Tu arrivi da Sarconi, un paese lucano, da lì nasce la tua passione per la musica. Ce ne vuoi parlare? Vuoi raccontarci come nasce questo tuo interesse per la musica? Sì, beh, diciamo che è nato un po' per gioco, perché a dir la verità non mi è mai piaciuto stare sotto i riflettori e quindi al centro dell'attenzione. È un po' strana da dire come cosa per uno che fa musica e quindi sta sul palco, poi come cantautore quindi al centro proprio del palco. È iniziato tutto con il fatto che io già dalle scuole medie ho iniziato gli studi di chitarra classica, poi da autodidatta mi sono spostato sull'acustica e quindi sull'elettrica. Essendo un appassionato di rock, ci sta la chitarra elettrica, quindi i primi riff sui Guns N' Roses, i Pink Floyd, però il bello è stato nel momento in cui ho deciso di spostarmi, quindi quella voglia di provare a scrivere qualcosa che rappresenti me e quello che mi stava intorno. Però non ho mai mostrato a nessuno le mie composizioni, finché un giorno una mia cara amica mi spronò a voler mettermi in gioco, a voler provare qualcosa che non avevo mai fatto. E quindi decisi di provare un concorso con un mio pezzo, quindi portarlo in studio di registrazione e fare una base. Poi da lì una cosa è nata un'altra cosa e ci sono state tutto quello che è successo in futuro, quindi ho iniziato a scrivere nuovi pezzi e quindi incidere nuove tracce. E non mi accontentavo da lì, mai. Insomma, da lì poi è nato il tuo primo album che è L'Ideale. In che cosa consiste? Beh, L'Ideale è nato proprio così, dalla traccia omonima dell'album, la quale feci subito un video ufficiale e poi grazie ai maestri Silvio De Filippo, chitarrista professionista, e Luigi Gaetani, proprietario dello studio, che mi ha aiutato con gli arrangiamenti, diciamo mi sono mosso per mandare avanti questo progetto discografico
totalmente autonomo, quindi le uniche forze sono state quelle dei ragazzi che mi hanno aiutato nel disco e quella di mio padre che mi ha aiutato anche a livello economico a promuovere questo progetto che stavo mandando avanti. Ma è difficile portare avanti questo campo perché non penso sia proprio semplice, soprattutto in un territorio piccolo come quello di Sarconi, ma anche la realtà del Vallo di Diano, non è proprio semplice uscire fuori come cantante. Hai trovato difficoltà? Beh, sicuramente sì, le difficoltà le trovi in qualunque cosa fai, non solo in quest'ambito, però la musica è molto molto difficile, portarla avanti con una determinazione, soprattutto con una certa professionalità. Nel momento in cui si canta per divertirsi, lo fai con la consapevolezza che finisce lì. Nel momento in cui decidi di fare qualcosa, non si ha nemmeno la minima consapevolezza di quello che può esserci dietro, quindi è davvero difficile. Conosco molte persone che come me stanno facendo questo passo e se non ci credi davvero fino in fondo è difficile che puoi vedere la luce per andare avanti. Che differenza c'è scrivere testi per se stessi, quindi per Dominic Carlomagno, e scrivere testi per tuoi amici o comunque altri cantanti? Perché tu hai scritto anche molti testi per vari cantanti anche del territorio del Vallo di Diano. Sì, ho scritto per persone, per amici, soprattutto proprio della zona del Vallo di Diano, come Vele Imparato, Anna Lucia Oliviero, Totino Melillo, che saluto se ci stanno seguendo. E, beh, diciamo che come d'altronde tutto quello che faccio per la musica, colgo il tutto come una sfida. Mi piace sfidare me stesso e la mia arte. Quindi mi piace mettermi in gioco e nel momento in cui addirittura con Totino siamo riusciti a provare a scrivere qualcosa in napoletano e io sono totalmente lontano da questo ambito. Invece Totino è affine anche culturalmente, Sì. con le sue canzoni alla cultura napoletana, quindi insomma ti sei messo in gioco Sì, anche lui da vivendo questo. un po' su questo panorama diverso dal mio, appassionato di quella musica. Diciamo, abbiamo incontrato i nostri mondi, però ne è uscito un bel prodotto che spero possa andare avanti. A che cosa ti ispiri nella scrittura dei tuoi testi? Beh, non c'è qualcosa di particolare, perché se uno ascolta le mie canzoni, se qualcuno legge i miei testi, può dire, magari sei andato sull'altare e sei stato lasciato, perché in alcuni testi posso sembrare depresso, posso sembrare afflitto per quanto riguarda il tema amore, ma non è sempre vero, perché io a volte mi baso sulle storie che ascolto, sulla voglia di scrivere per qualcuno e vedermi immedesimato nella sua persona, quindi Ma è nei tuoi testi particolare. c'è qualcosa di Dominic Carlomagno? Cioè tu non racconti mai della tua esperienza Sì, personale? sicuramente alla base di tutto c'è la mia esperienza, il mio essere, il mio vivere. Però mi piace proprio esporre il mio essere e la mia persona, l'artista che è in me, attraverso il viso e gli occhi di qualcuno che magari nemmeno conosco a volte. E mi piace vederla in modo diverso. Abbiamo aperto questa nuova puntata di Casa Italia 2 con un video tratto dal tuo primo album che è L'Ideale. Quali sono i brani all'interno di questo album e che cosa racconti? Cioè, quali sono i temi predominanti? Beh, l'ideale sono una raccolta, una prima raccolta ancora non molto matura di quello che era tutto quello che mi circondava. E i temi raccontati sono la rabbia, la voglia di riscatto, quindi l'amore e nello stesso tempo la spensieratezza. Questo è, diciamo, racchiude. Allora, noi ci fermiamo un attimo per dare spazio alla pubblicità, ma subito dopo ci ritroviamo in studio con Dominic Carlomagno per parlare della sua arte, della sua musica. Tra poco in studio.
Ben ritrovati in studio con la seconda parte di Casa Italia 2. Siamo con Dominic Carlomagno, cantautore di Sarconi. Allora Dominic, nella prima parte abbiamo parlato del tuo primo album, ma ce n'è anche un altro che si chiama Visionari delle Due. Perché questo titolo e poi magari vediamo i testi insieme? Visionari delle Due è un progetto che ho avviato già da circa un anno. Il titolo racconta quello che sono anche attraverso le figure che mi sono molto vicine, gli amici con il quale condivido la quotidianità, cioè quindi il titolo Visionari delle Due, il fatto di restare magari fino a tardi a parlare delle cose più strane che la vita ci regala. Quindi è un progetto che ho voluto dedicare a loro e soprattutto a me stesso. Perché fin quando si fa una cosa per uno scopo ben preciso, si ha anche un giusto input in più per conseguirla. Che cosa troviamo in Visionari delle Due? In Visionari delle Due si può trovare un Dominic artista totalmente riformulato, molto più maturo. Mi sento io a parlare da quello che racconto del mio disco stesso, come una nuova figura. A volte mi ero spiazzato nel vedere quello che scrivevo e quello che componevo anche a livello musicale, perché sono sempre io. Però dal primo al secondo disco c'è stato molto un margine di cambiamento molto grande, importante. C'è un testo all'interno di questo album che ti piace di più o che magari ti sta più a cuore? No, a dir la verità sono molto soddisfatto del prodotto e soprattutto non c'è mai stato un testo che mi piace. Mi piacciono tutti e nello stesso tempo non sono mai soddisfatto di quello che scrivo. Forse devo dire grazie a questa cosa perché mi permette di scrivere molto altro e quindi spero non ci sia mai un raggiungimento. Allora vogliamo vedere insieme ai nostri amici telespettatori da casa un pezzo di questo tuo nuovo lavoro. Io non sfuggo al mio destino e so piangere da solo. Son capace di capire se cambiare ruolo, come la partita a carte che facevo con mio nonno. Lui perdeva per il gusto di vedermi col sorriso e io mi sentivo forte a decifrare questa vita senza neanche immaginar che non l'avrei mai capita. Fa paura realizzare che siano piccoli dettagli. Siamo inchiostro che sbiadisce sopra trasandati fogli. E poi capisco che in fondo è un pazzo chi sfida il cuore e dice ti amo. Siamo tutti bravi a provare ad amare, ma solo i pazzi lo sanno fare. Quando un pazzo dice ti amo, tiene il cuore in una mano. Sento quel bisogno di sentirmi ancora bimbo, sempre spensierato in viso, fare tutto col sorriso, farlo anche se è proibito, respirare l'infinito, di toccare poi una stella anche solo con un dito. E poi capisco che solo un pazzo sa comportarsi come un bimbo senza sentirsi fuori posto, cantar d'amore
in ogni luogo. Quando un pazzo dice ti amo, tieni il cuore in una mano, dentro gli occhi il suo riflesso, lui non vince, lui onesto, fa di lei e senza vita, moglie e figlia, migliore amica, lui per lei starebbe male, anche a costo di sentirsi normale. Innanzitutto Dominic, complimenti per questo pezzo intitolato Solo i pazzi sanno amare, tratto dal disco Visionari delle Due. Ma perché questo titolo? In che senso Solo i pazzi sanno amare? Ci vuole un po' di follia magari per trasmettere amore? Beh sì, soprattutto con i tempi che corrono l'amore è difficile praticarlo, almeno per quanto mi riguarda. Quello che vedo e quello che sento è lontano da quello che può essere l'amore raccontato nella storia e quindi magari nella realtà dei fatti. Secondo me le figure più riverenti nel campo dell'amore sono proprio i pazzi, perché se si ha voglia di essere folli e quindi tentare il tutto e per tutto per la propria lei, in questo caso per me la musica, si è disposti a raggiungere qualsiasi cosa e quindi a conquistarla. Ma allora, ascolta, qui è d'obbligo una domanda. Questo testo parla un po' di te? Sì, se mi stai chiedendo se sono pazzo, sì. Ok, sì, quindi sei pazzo, ma sei pazzo innamorato o sei... Della musica. Della musica. Quindi, insomma, non sei impegnato, non ti sei ispirato ad una persona, ma alla musica in generale. Diciamo che non ho tempo da dedicare troppo all'amore, quindi... Va bene, non ti voglio mettere in difficoltà, cambiamo argomento, ma chiaramente sempre restando in tema di questo tuo secondo disco che è Visionari delle Due. C'è stata una presentazione qualche giorno fa dove tu appunto hai presentato al pubblico il tuo lavoro. Com'è andata? Molto soddisfatto, è stata una bellissima serata, è stata il 27 dicembre 2017, quindi si parla di 15 giorni, poco più, e l'ho presentato il disco Visionari delle Due a Sarconi, al Centro Congressi Pantarei, è un edificio polifunzionale situato nel mio paese, e la presentazione ha coinvolto molti ospiti e ha riscosso molto successo, perlomeno per quanto riguarda la valle. E quindi insomma è stata un'esperienza anche nuova per te, perché la scelta di presentarlo nel tuo paese a Sarconi? Ma io già il primo disco presentai nella stessa struttura e forse è stato proprio questo l'input, l'obiettivo, il fatto di riproporre lo stesso spettacolo a 2 anni di distanza con una nuova maturità sia artistica che personale. Quindi insomma si passano soltanto 2 anni da un lavoro all'altro, sei stato molto veloce. Sì, è stato forte e di poca durata, sì, molto immediata come crescita, dal passare dal non voler nemmeno comparire su un palco addirittura in 2 anni a promuovere 2 album. Un altro lavoro con quanti testi? Sì, il primo e anche il secondo, sono entrambi 2 album da 8 tracce. Quindi insomma comunque un lavoro impegnativo che ti avrà fatto lavorare quasi ogni giorno, perché non penso sia semplice poi realizzare un disco con 8 tracce e video. Beh, allegati. Si dice lavoro, ma io lo interpreto più come voglia di vivere giorno per giorno. Io scrivo, suono e mi esercito nel canto quotidianamente, quindi lo faccio per lavoro, ma è passione. Come l'hai realizzato questo secondo video? C'è qualche aneddoto particolare, magari anche divertente, che ora ti viene in mente? Sì, è stato simpatico perché abbiamo provato a simulare l'ambiente strano, un ambiente che possa ricondurre ai pazzi. Quindi abbiamo preso una vecchia scuola e una sedia al centro di questa scuola che dava un certo stimolo a pensare che si abbia a che fare con qualche persona. Ok, io strana. Devo interromperti perché andiamo in pubblicità, tra poco in studio.
Di nuovo in studio, ben ritrovati, siamo in compagnia di Dominic Carlomagno, cantautore di Sarconi. Allora Dominic, ci eravamo lasciati parlando del tuo nuovo disco chiamato Visionari delle Due. Tu hai anche intrapreso importanti collaborazioni con degli artisti di fama internazionale ed internazionale, tra cui Graziano Accini, che sicuramente chi è nel tuo campo conoscerà. Beh sì, Graziano è stata un avvio molto forte per questo progetto discografico. Chi è innanzitutto, infatti, Graziano Accini? Magari ricordiamolo a chi non è del campo. Per chi non conosca il maestro Accini, è stato lo storico chitarrista di Mango, la voce che ha portato in alto la Lucania e quindi tutto il sud. Graziano mi ha, diciamo, indotto a continuare e non mollare. Quindi nel momento in cui mi sono trovato a collaborare con lui, essendo testardo quanto me, se non più di me, mi ha proprio spinto a non fermarmi e a mostrare più rabbia e quindi muoverla nella musica. Qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto e ne hai fatto tesoro? L'insegnamento è forse proprio questo, che quando si è arrabbiati, l'unico modo per far placare la calma è proprio per far placare la rabbia è proprio raggiungere lo scopo che sembra a volte molto lontano. Io ancora sono a uno dei primi gradini verso quello che potrebbe essere un futuro obiettivo, però la voglia di salire c'è, anche se il fiatone si fa sentire già dai primi passi. Anche se sei molto giovane, perché hai 24 anni, però hai molta esperienza, nel senso hai fatto già due dischi, c'è un consiglio che vuoi dare ai giovani come te che vogliono intraprendere questa carriera, la carriera del cantante, cantautore? Beh, sicuramente come in ogni campo, quando si mette in atto un qualcosa che sia arte, creatività, bisogna essere diversi dagli altri, bisogna essere anche un po' pazzi, un po' visionari, come in questo caso l'album. Infatti io mi sto muovendo con alcuni ragazzi nel campo della comunicazione, della pubblicità, del marketing. Infatti sono stati i ragazzi stessi, i miei collaboratori della Cubo Produzioni, ad aiutarmi ad elaborare le grafiche per questo disco. Infatti li saluto se ci stanno seguendo. E quello che voglio dire ai ragazzi che come me credono nei propri sogni è di non mollare mai. Come diceva Steve Jobs, siate folli. Ed era proprio questo, secondo me, il punto per raggiungere uno scopo e non mollare mai. Allora, io con me il tuo disco Visionari delle Due, come si fa ad acquistarlo? Dove si può trovare? Visionari delle Due si può trovare in tutti gli store digitali e sicuramente anche in qualche bar del Vallo ed anche in Basilicata ci sono i rivenditori nel quale potrete acquistarlo. Allora, grazie Dominic per aver accettato il mio invito e per essere stato qui con me a casa Italia 2 e salutiamo anche i nostri amici telespettatori da casa per la pazienza e per averci seguito anche oggi. Arrivederci ad un altro appuntamento con il nostro format televisivo.